Ad Agricoltura a Folignano per parlare del PSR Marche. Di cosa abbiamo parlato oggi? Allora, oggi abbiamo parlato delle opportunità che il PSR offre, soprattutto per quello che riguarda il biologico e per tutto quello che riguarda la qualità, quindi le opportunità per i giovani di inserirsi nel mondo dell'agricoltura, quindi il ricambio generazionale, le possibilità per il mondo del biologico e delle coltivazioni a basso impatto ambientale, la zootecnia, le aree interne e delle risorse aggiuntive al PSR, 160 milioni che sono stati aggiunti dalla solidarietà dalle altre regioni perché devono essere utilizzati nelle aree terremotate. Abbiamo discusso anche con le associazioni agricole del territorio. Quale rapporto avete con loro? Ma un rapporto che si è costruito negli anni e che oggi è un'alleanza. È un'alleanza perché portiamo avanti le stesse battaglie, per esempio i pagamenti di AGEA, ma anche una progettualità comune. Quando mi sono insediata ho trovato un PSR che era già praticamente approvato, le associazioni non lo condividevano e in un percorso partecipato l'abbiamo modificato più volte e lo modificheremo fino a quando non diventerà il PSR ideale. Abbiamo visto e sentito anche tante belle storie, tante case story di imprenditori agricoli. Che sensazione le dà sentire queste persone soddisfatte? La mia soddisfazione, la loro soddisfazione e la mia soddisfazione mi fa pensare due cose, che le buone progettazioni superano il problema della burocrazia e quindi la qualità dei progetti e delle presentazioni esiste e si può fare, si possono utilizzare i tanti fondi del piano di sviluppo rurale e soprattutto quello che mi ha fatto enormemente piacere, la qualità delle realizzazioni, quindi realizzazioni diverse in campi diversi ma assolutamente di qualità e soldi dell'Europa sicuramente ben spesi che rimarranno aumentando il livello economico della Regione Marche.